Veramente mai nessuno ha dato una votazione così bassa a questo esercizio, nemmeno quando c'è magari stato qualche piccolo errore. Anzi, è un esercizio da 9 di valorazione. Sì, io infatti dicevo che il punteggio comunque può anche essere buono e accettabile, forse quello di qualcun altro deve essere un pochettino più inferiore. Ecco. Comunque rimaniamo sul problema del valore artistico dove con un insieme di elementi, di difficoltà, di originalità. All'Italia è stata accordata proprio qui a Patrasso una nuova originalità, che è il primo lancio che esegue Elisa Santone con i cerchi e la clavetta incastrata e quindi insomma ha eseguito con successo anche quello e questo va riconosciuto poi alla fine, soprattutto in quella che è la composizione di base, una ricerca un pochettino diversa e sempre più sofisticata di nuove collaborazioni. Le Com'è stato tenere il gruppo con la tensione che si andava accumulando e al ragazze tempo sono. stesso anche la febbre che saliva, non solo in senso Sì, le metaforico, ragazze di un sono paio? state bravissime. Io adesso devo dire sono veramente molto preoccupata perché Elisa Blanchi ha più di 39 di febbre e quindi non so, dobbiamo vedere la nottata come va. Questa ragazza è eccezionale, mi dispiace tantissimo che non si sia potuta godere questa giornata come si meritava perché ha lavorato sempre, ogni giorno, con talmente tanto rigore per proprio arrivare qui e potersi esprimere al meglio. E oggi, poverina, nonostante l'ha fatto perché è stata davvero impeccabile, non era sicuramente tranquilla perché 39 di febbre, insomma. No, una Blanchi impeccabile, che è anche riuscita a recuperare sull'esercizio che il pubblico da casa vedrà dopo, poi sulle fune, è riuscita a recuperare su un piccolo pasticcio su una fune. Le condizioni non erano le migliori, ha dato il massimo nella giornata più importante. Certo, sono Domani sicura che anche domani farà la gara perché è la sicuramente. sua vita fare ginnastica ed è qui per questo. Mi dispiace molto che stia soffrendo perché ha questo male allo stomaco fortissimo. Dopodiché anche fare complimenti, le cinque sono già vecchie Sono. conoscenze, lavorano da tanti anni insieme, anche l'ultima, la Savrajuk, bravissima, non Certo, una sbavatura da quella che è la più giovane oltretutto. sono state tutte veramente brave, un grande spirito di gruppo e sapevano che la posta in gioco era altissima e veramente difendere queste medaglie, queste posizioni da vere professioniste, il loro lavoro è da grandissime professioniste. L'ultima domanda alla Maccarani, firma per l'argento adesso che c'è ancora la Ma Russia? naturalmente la gara è la gara, io sicuramente avrei messo la firma per risalire sul podio, indipendentemente dal colore della medaglia. Voglio Bielorussia e vedere, Bulgaria sono già dietro. sì, naturalmente voglio vedere come fa la Russia. L'esecuzione sarà quella che poi determinerà la classifica. Vediamo un po' la Chi lo sa giuria che come questo si mondiale comporta. qualificante possa passare anche alla storia per un sovvertimento di ordine di anni, è successo ieri.